Buonasera e benvenuti ad un nuovo aggiornamento sulla diffusione del Covid-19. Oggi, 16 marzo, in Italia si sono registrati 20.396 nuovi casi di positività al Covid-19, su un totale di tamponi effettuati pari a 369.000. I decessi sono 502, mentre gli accessi in terapia intensiva legati al Covid aumentano di 99 unità. In provincia di Forlì-Cesena si registrano 273 nuovi casi. Di questi 76 nel territorio forlivese e 194 in quello cesenate. Tre invece provengono da fuori ambito. Ci sono ben 9 decessi e 157 guariti. Nel territorio del comune di Santa Sofia i nuovi casi questa sera sono 15. Di questi 12 provengono da contatti diretti, mentre 3 sono stati rilevati a seguito di sintomi. Ci sono due guariti. E anche stasera purtroppo c'è un decesso, è un uomo di 76 anni. Il totale riporta 77 casi di cittadini positivi al Covid-19, di questi 74 sono in buone condizioni di salute in isolamento domiciliare, mentre 3 sono presso strutture sanitarie. I guariti arrivano a 219, mentre i decessi totali salgono a 9. Oggi ci sono 125 persone in isolamento domiciliare. Come ogni sera vi ricordo il numero di telefono a cui rivolgersi per le emergenze legate al Covid che l'amministrazione comunale mette a disposizione, che è il 320 430 9436. Continua anche con tutte le difficoltà che vedete, la vaccinazione. Oggi presso il Teatro Mentore era giornata di vaccini da parte dell'ASL sugli ultra ottantenni, in parte parliamo di richiami, in parte di nuove vaccinazioni. Continueranno anche nelle prossime settimane, speriamo che vengano intensificati a seguito dell'arrivo di numero maggiore di dosi di vaccini. In queste ore proprio sapete tutte le problematiche legate anche a un tipo di vaccino. Ma quello che posso dirvi, quello che penso io, è che dobbiamo fidarci delle istituzioni, di quelle in campo sanitario e medico, e anche avere fiducia nei controlli che anche in queste ore sono in corso. Oggi, come purtroppo accade da un anno, è una giornata difficile, difficile nel suo complesso, a tutti i livelli territoriali, ma in particolare a livello locale. C'è un decesso a causa del Covid e questo dimostra quanto è pericoloso questo virus. E c'è sofferenza per questo decesso, anche dovuto al fatto, oltre della malattia, anche della solitudine che provoca e che ha provocato. E quindi, oltre alla vicinanza alla famiglia, la vicinanza va a tutti coloro che in queste ore, che in questi giorni, oltre a soffrire appunto a causa del virus per motivi di salute, soffrono anche la solitudine che questo virus purtroppo ci ha insegnato. È un momento difficile, però dobbiamo andare avanti, dobbiamo assieme cercare di farci forza e rispettare tutte le misure che possono contenere la diffusione del virus e quindi le conseguenze sulla nostra salute. Ora, in questo momento, dobbiamo pensare a questo. Molti chiedono, legato al Covid, i controlli. Anche su questo, però, devo dire che intanto è buona regola che ognuno pensi a rispettare le regole. I controlli ci sono. È normale non vederli se non si esce di casa, però ribadisco che ci sono, si svolgono durante tutta la giornata e da parte di tutte le forze dell'ordine. E chiaramente è anche mia competenza cercare di stimolarli e di fare in modo che avvengano con più frequenza possibile. Quindi continuiamo, dicevo, a rispettare le misure. Distanziamento sociale, indossare la mascherina, igienizzarsi spesso le mani ed evitare qualsiasi spostamento che non sia necessario.
Grazie e buona serata.